noi oggi Luca Bracali. Il nostro Luca Bracali, innanzitutto grazie di aver accettato di partecipare alla trasmissione in uno dei tuoi pochi angoli di tempo libero, immagino, perché sei sempre a giro per il mondo. Uno dei rari momenti, è vero, sono appena rientrato dalle isole Svalbard, il mio nono viaggio in questa terra così remota. Me ne puoi geolocalizzare subito? Ma credo sia quasi chiaro a tutti, no? Sono esattamente a 1200 km dal Polo Nord. E cos'hanno di caratteristica? 2500 abitanti e 3000 orsi polari. 3000 orsi? Già. Che sono difficilissimi da vedere, da avvistare, da seguire, anche perché non si possono seguire. Contrariamente a ciò che si fa in Canada, in cui l'orso polare si può seguire, si può tracciare, per divieto assoluto del Sisselman, che sarebbe il governatore di queste isole, laddove si possa incontrare un orso polare, bisogna tirare dritto, assolutamente seguire le tracce, evitarlo e nemmeno addirittura fermarsi. Queste sarebbero nuove regolamentazioni. La terra è un po' strana, particolare, terribilmente affascinante, ma sì, da una parte sembra di essere sotto regime. Sì. La prima domanda che ti fo è che ci vuole un grande spirito di adattamento per fare i tuoi viaggi, ma molto probabilmente è il minimo quello, no? Bravo, esatto, questo è proprio il minimo richiesto. Spirito di adattamento è assolutamente una condizio sine qua non, perché ti capita di tutto e di più. Per me la parola impossibile, cioè, è diventata sconosciuta, perché di impossibilità ne trovo sempre e sempre di più. Sono quasi inimmaginabili viaggi del genere, è tutto un'incognita, tutto un punto interrogativo. E la forza qual è? Quella di sapersi adattare, di avere una mente assolutamente elastica, quindi senza più barriere, senza avere imposizioni. L'orologio, ecco, anche per esempio l'orologio è legato al tempo, e il tempo se Dio vuole, l'unico elemento che nessuno può controllare. Quando ho chiesto appunto a Sailau, che è il protagonista anche di The Human Planet, appunto documentario della BBC, chiesi appunto di andare a fare delle immagini nei monti Altai, appunto ai confini fra Siberia, Cina e appunto in Mongolia, e dissi: beh, quando andiamo, no? Facciamo, e guardai l'orologio, e lui mi disse: ci andiamo, dice, quando le nubi toccano il sole, quando sfiorano il sole, dice, l'ora giusta per andare. Ecco, e io lì capii che il tempo per loro non aveva assolutamente valore. Adesso andiamo a pranzo, perché poi abbiamo tutto il pranzo per chiacchierare, per parlare. Poi sono curioso anche di sapere una cosa, visto che da una parte oggi sei nostro ospite, e a tavola c'è sempre la convivialità, anche a tavola ci vuole uno spirito di adattamento, perché mi immagino che in 140 paesi non in tutti hai mangiato benissimo, in altri invece hai mangiato delle cose da sogno, e mi immagino anche cose un po' strane. Sì, certo, ti faccio subito un paio di esempi, di paragoni.
Io la cucina in assoluto che adoro, ma proprio di gran lunga rispetto a tutte le altre, una è soltanto una, è quella italiana. Come il paese che amo in assoluto, cioè non esiste paese almeno di 140 che abbia visitato più bello della nostra Italia. Una delle cucine che io proprio quando siamo in Italia, solo vuole farmi un dispetto, mi invita al cinese. Dice: Luca, andiamo al cinese. Ecco, è uno dei dispetti più grandi che uno possa farmi. Sì. O mangiare il sushi giapponese, che sembra una moda, no? Vuoi farlo snob? Certo. Andiamo a mangiare il sushi. Perché? Perché? Voglio dire, siamo in Italia, cioè abbiamo 20 regioni, 20 storie, 20 cucine diverse. Proprio il sushi giapponese. Io me lo vado a mangiare in Giappone. Anzi, in Giappone, per esempio, adoro il piatto che, se tu mi chiedi la carne più buona al mondo, e una è soltanto una, non è purtroppo la nostra chianina, che adoro come carne, ma è la bistecca di Kobe. Di Kobe. Non c'è niente di più gustoso. È mangiata a Tokyo, posso garantirvi, in Italia si mangia a Milano, a Roma e mi hanno detto anche in Garfagnana. Si mangia, c'è un figlio tra l'altro di un amico mio che dovrebbe cucinare il Kobe, però quello che mangiato a Tokyo è insuperabile. Ma una di quelle che ricordo come fra le più forti è stata con gli Zatan. Gli Zatan. Chi sono gli Zatan? Sono gli Zatan. Sono è un popolo straordinario. Sì. Sono chiamati anche gli uomini della taiga, i Dulkan. Sono gli ultimi 200 uomini Ren. Gli ultimi 200 uomini Ren. Già, perché uomini Ren? Perché coloro vivono esclusivamente, essenzialmente, ecco, grazie alle renne, che non uccidono e non mangiano. Queste persone sono un popolo confinato, per scelta loro, nella taiga, fra Mongolia e Siberia. Un popolo di origini, diciamo, millenarie. E per vivere come loro ti devi adattare esclusivamente al loro stile di vita, perché lì non esiste niente di niente, ovviamente né hotel né baracche, niente di niente, eccetto i tipi. Si dorme nei tipi, no, queste costruzioni sono, come sono a forma conica, sì, sì. E io ricordo, arrivammo lì e ci offrirono praticamente subito come benvenuto della carne di montone che comprano dai nomadi, appunto, mongoli, che era questa tenda, guardammo in terra, c'era una specie di tappeti, ma cioè non si vedeva il tappeto da quanto sporco c'era sopra, quando c'era una coltre di sporco. E cade in terra, appunto, tutto uno di questi pezzi di agnello, di montone freddo, in terra, cade, noi avremmo, cioè, tirato via persino il tappeto. Tutto, no? Prego, ti tocca mangiare. Poi ogni tanto, mentre mangi, arrivano i cani, mangia anche loro le ciotole, oppure arrivano le renne che si affacciano, è una comunità, e cioè ti devi abituare a tutto, anche andare in bagno. Ah, sì. Il bagno è un'altra bella prova. Solitamente in Mongolia ti danno una buca, almeno con una tendina ricoperta, ti danno una pala e se sei fortunato trovi anche la carta igienica, ma solo se sei fortunato. E devi comunque tenere pulito, anche. Devi pensare a te stesso. Certo. Dagli Zatan invece il bagno cos'è? È praticamente sempre una buca in terra. Sì. Ci sono due assi di legno, due tronchi per le braccia e lì fai i tuoi comodi, i tuoi bisogni, però non c'è nessuna protezione e gli Zatan passeggiano, viaggiano, tagliano le legna e passano e ti salutano, quindi insomma l'intimità, la privacy è un termine assolutamente sconosciuto per gli Zatan. Diciamo che il paese che va senza che trovi in questo caso è proprio così. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was. Caro Luca, eccoci, ristorante da Giacomino. Tra poco ci porta al menù, vedrai che prelibatezze. Hai fame, sì? Quindi, certo, ma quindi l'attesa verrà premiata, secondo te? Sicuramente. Testa tranquilla, no. Dove ci sono io, guarda, poche cose posso garantire, ma su quella del mangiare
tranquillo. Dovessi deludermi, il conto lo paghi tu e mi rinviti pure una, e mi inviti pure un'altra volta. Quando vuoi. Allora, prima in macchina abbiamo detto che sei un po' un boomerang, cioè parti da Pistoia, giri tutto il mondo e poi torni a Pistoia, perché Pistoia è la tua base. Sempre comunque. Andare a Roma, l'idea di muovermi, spostarmi a Roma, nonostante sia una città straordinaria, però mai e poi mai, cioè non rifiuterei qualunque incarico se dovessi obbligatoriamente lasciare Pistoia. Questo è poco ma sicuro. Un personaggio, che non cito perché comunque ha un cognome abbastanza noto in Italia, legato al caffè, visto che siamo qui appunto, certo, al ristorante legato al caffè, ha deciso di venire con me in questo viaggio. Avevo avvisato che sarebbe stato duro, impegnativo, difficile, e ha deciso di venire ugualmente. Dopo il primo giorno di trekking nelle montagne del Irangiaya, che è in West Papua, quindi la porzione occidentale della Papua Nuova Guinea, fa parte dell'Indonesia ma c'entra ben poco con l'Indonesia, dopo aver scalato queste montagne siamo fermati in un villaggetto e abbiamo bevuto il tè, eccetera. Lui aveva dimenticato la mucchina, dice: Luca, torno per prendere la mucchina per lavarmi un po' le mani. È tornato angosciato, un volo: Luca, ma sapessi. Sai, caro Simone, cosa ha trovato? Nelle tazze dove noi abbiamo bevuto ha trovato una colonia di topi, 20 topi che sguazzavano dentro i nostri resti. Ma fin qui, vabbè, dice, ok, tanto noi avevamo già bevuto, qual è il problema? Il problema è questo, che siamo andati a letto sapendo quanti ratti, no? In queste capanne. Al mattino c'è la colazione. Sono arrivati con le stesse tazze dove avevano nuotato i simpatici topolini. Perché gli ho detto alla nostra guida, una spedizione vera e propria, ho detto: ma giusto per un po' di igiene, no? La letto spirò, ho detto: se questi no sanno manco cosa. Cioè, sì, ma l'abbiamo lavato, ho detto, ma un po' meglio. Allora ho preso l'acqua del tè, l'ha versato nella mia tazza, l'ha sciacquato, l'ha passato nella sua tazza, ha gettato l'acqua e dice: ora sono perfettamente sterilizzate. Bevete. E da lì siamo venuti. Per fare i tuoi viaggi ci vuole un forte spirito di adattamento. Giusto, è la prima cosa. È la prima delle regole. Un'occhiata e poi vai. Ecco, cioè, vediamo se sappiamo adattarci a questo menù, ma credo che farò meno fatica rispetto all'Irangiaya. Ma io avrei, cara Stefania, identificato pacche con burrata e pomodoro ciliegino. Okay. Mi sembra, no, abbastanza naturale come, okay, come partenza. No? E tu invece, Simone? Molto italiano. Molto italiano, assolutamente. Io invece vado su un bel piccio cacio e pepe. Ah, va bene? Perfetto. E poi i secondi, qui sono forti sulla griglia. Io ho visto, ne sono subito innamorato. Voglio la... cos'è, la tagliata? Il filetto di scottona regina delle Prealpi. Ok, perfetto. Italiana, invece tu esploratore, non vado tanto distante dalla nostra Italia, vado in Spagna, perché se c'è un prosciutto che adoro è proprio il pata negra, l'iberico, no? E qui mi vedo un pluma di suino iberico, pata negra, per cui devo per forza, ecco, fare questa scelta. Con che cosa lo possiamo? Allora, io vi consiglierei di fagiolo al fiasco. Io, diciamo, se ho fatto quel poco che ho fatto fino ad oggi, lo debbo a un personaggio di Pistoia che solamente le persone, diciamo, più adulte, per non dire anziane, forse si ricorderanno. Si chiamava Cornelio Bisello ed era un professore che ha insegnato al Pacini, all'Einaudi, è stato direttore anche dell'ospedale appunto di Pistoia. Questo personaggio pensa che era la persona più intelligente che io abbia mai conosciuto. Era abilitato all'insegnamento di 52 materie, non che avesse 52 lauree, no, 50 certo, materie. Era focomelico, vuol dire che aveva un braccino così, sì, più piccolo, e un cervello che non entrava probabilmente in questa stanza, nel nostro ristorante veneto. Già a 9-10 anni faceva ripetizioni ai suoi, no, diciamo, compagni di classe, autore di non so quanti libri, e sapeva tutto, tutto.
è stato lui che mi ha insegnato diciamo, la fotografia, mi ha regalato la prima fotocamera e mi ha mosso i primi passi in camera oscura, insegnato a fare ritratti, paesaggi e dove viveva, abitava in vicolo del Sozzomeno. Tu non saprai nemmeno cosa, dove sia, perché è praticamente una viuzza di 10 metri sì. E a Piazza Duomo praticamente viveva in Canonica, insomma. Quindi questo Duomo. È il tuo incontro sulla via di Damasco? Più o meno ci sia, potrebbe essere. Forse. Eh sì, potrebbe proprio essere. Ed è quello che sicuramente mi ha formato. Purtroppo se ne andò anzitempo quando avevo 18 anni, ma mi ha lasciato una grande eredità, come quella che mi ha lasciato mio padre, insomma, che mi ha lasciato l'eredità della vista. Cioè, mio padre vedeva tutto, osservava tutto, era un attento osservatore e alla base della mia fotografia c'è sicuramente l'osservazione. E anche mio zio Luigi, che è da lui ho ereditato le prime fotocamere. A 6 anni ho fatto il primo click, la prima foto è stata fatta a mio zio. È stato subito amore al signorino, l'ho scattata al signorino, mi insiste, zio fammi farla, no, cioè Luca ti viene mossa, ma fammela fare, scattare questa prima foto in bianco e nero che conservo gelosamente, tra l'altro e venne mossa, però sfido qualunque persona al mondo, no? Qualunque fotografo a ritrovare la sua prima foto, specie se è stata scattata quasi 50 anni, 46 anni fa. Bene Luca, ma parliamo di una delle tue passioni fondamentali, ovvero i motori, perché sì, è vero che Luca Bracali gira il mondo, però all'inizio erano motocross, moto e poi anche Formula 1, se non sbaglio. Sì, non sbaglio affatto. La mia storia è partita fotograficamente parlando e giornalisticamente parlando nel 1900. Wow. Questa è un'altra storia. Stefania ci sa, ecco, dilettare e allietare, sì, altro che le mie storie. Buon appetito. Grazie. Questa lo puoi portare anche agli uomini Rella, secondo me. Gradirebbero molto. Gradirebbero comunque, molto. Continuiamo a parlare di motori. È partita nell'86 e diciamo con una rivista provinciale di Pistoia, si chiamava Cronosport, probabilmente la leggeva l'editore, il direttore e io. E debuttai con una gara di motocross a Prunetta, provincia di Pistoia. Sì. Dopodiché l'ambizione mia era fotografare grandi campioni del motociclismo, Freddy Spencer in particolare, e i miei meccanici di Pistoia mi dissero: ma tu devi diventare fotografo e giornalista delle corse. Mi accreditai, ma mi ci vollero anni alla fine per entrare nel circuito. Sono passato poi alla MotoGP, fotografando Valentino Rossi, chi volete, e alla Formula 1. I miei scoop più importanti sono stati con Alessandro Nannini, Gerhard Berger e Michael Schumacher. Perché gli scoop più grossi, vuol dire, hai... Legati a vicende un po' tristi. Alessandro Nannini, quando cadde con l'elicottero e si amputò il braccio, mi chiamarono me e io ero suo amico, mi disse: Luca, devi andare a raccontare. E fu un po' dura. Gerhard Berger, quando si stampò al tamburello a 320 all'ora e si bruciò le mani, eccetera. E Michael Schumacher, quando si schiantò a Silverstone nel 99, io fui l'unico, il primo al mondo a scoprire dove abitasse, a fotografarlo mentre guidava una Mercedes, mentre lui dichiarò ai Mondovisioni che era inabile alla guida e si fece vedere a caso col piedone allungato. Io lo inseguii con moglie e figli e lo fotografai a rientro in casa, uno scoop mondiale su autosprint. E ricordo, sai come definì? Mi definì stronzo. Però insomma si parla del più grande campione veramente di tutti i tempi. Insomma Luca, questo pacchero com'è? Lascia senza parole, perché è difficile da contare. Specialmente la cosa che posso dirti è che della pasta è d'oro una cosa, come da buon italiano, che sia al dente. Sì. Questo già questo è straordinariamente al dente. Abbiamo capito che la tua prima passione sono stati i motori, però mi manca l'anello di congiunzione. Da i motori a documentarista, reporter di viaggio, qual è il collegamento? C'è un altro incontro sulla via di Damasco? Sì. La via di Damasco è bella. Sì, certo, è bella, transitata. Frequentata. Direi di sì. Nel 91, un carissimo amico di Monsummano, Giacomo, un amico appunto, diciamo di infanzia, di seconda infanzia, mi parlò
di viaggi, di mondo, di scoprire, di documentare, e mi fece una proposta interessante. Mi disse: Luca, dice, ma senti, visto che tu collabori con riviste di auto, ecco, e fai queste prove, questi test, perché non chiedi al direttore se ti dà uno spazio sulla rivista per fare un reportage di viaggio, un racconto, una storia? E io chiesi al direttore, all'epoca appunto di auto, Diego Eramo, e gli chiesi: ma è possibile, direttore, pubblicare una storia mia di viaggio, reportage con automobile se ti vado in giro, no, per il mondo, per l'Europa? Fa: sì, certo, se il fotografo con la tua qualità, sicuramente. Chiamai la Toyota e chiesi alla Toyota di sì. Al momento che ho 8 pagine su auto, 220.000 copie di tiratura all'epoca, che mi daresti una vettura che riusciamo, no, a raccontare? Sì. Presi una Toyota 4Runner e mi, come debutto, stiamo parlando del 91. 15.000 chilometri in 14 o 15 paesi. Arrivai persino alle isole Svalbard, dove sono stato ora recentemente, ecco, 20 giorni fa, e pensa che da lì capii, dopo aver già fotografato auto e moto e anche modelle, mi dissi: ma cosa c'è di più bello? Perché il V12 della Ferrari è fantastica, è affascinante, ma la Ferrari, non me la posso permettere. Le modelle sono belle, le belle donne sono sempre piaciute, però purtroppo, ahimè, toccano sempre gli altri. Di conseguenza mi resta il mondo, ma il mondo di chi è? Che appartiene? Appartiene a tutti, ma appartiene anche a me, lo sento mio e nessuno me lo può togliere. Ecco, e da lì è nato il mio amore, la passione per, sì, i viaggi, per scoprire il mondo. Poi ho cominciato a intensificare i viaggi e da lì mi sono affinato nella tecnica e, fino a scoprire, approfondire sempre di più, diciamo, la tematica a me tanto cara, che è lo scioglimento dei ghiacci, il global warming e quant'altro. Come se fossi un dottore, Luca, come sta la Terra? La Terra sta molto male, mi piace questa domanda che mi hai fatto, perché mi riporta al mio primo viaggio, quando pensai, sì, ma i giornalisti, anch'io sono giornalista, però chi fa cronaca, un po' bugiardelli sono. Io, che sono sempre stato invece un paladino della verità sacrosanta, voglio andare a tastare il polso del pianeta Terra, dove? In Antartide, alla base Vernadsky Base, laddove Jonathan Shenley nell'85 scoprì il buco dell'ozono. Si parlava all'epoca questo ozono, l'ozono, il buco dell'ozono, problemi alla pelle, tumori agli occhi e quant'altro. Poi è stato un primo approccio, da lì ho cominciato invece ad andare in Artico. In Artico ad oggi credo, tra spedizioni, viaggi, missioni, di essere almeno a 35. Nel 2009 sono stato l'unico documentarista al mondo a raggiungere il Polo Nord geografico sugli sci, che non è proprio una cosetta da poco. 9 giorni in autosufficienza alimentare e logistica, lavorando poi con un team di scienziati russi, carotaggio del ghiaccio, analisi delle acque e quant'altro, per scoprire cosa? Che la temperatura delle acque negli ultimi 80 anni era quasi raddoppiata, passando dagli 0,7 agli 1,2 gradi in positivo. La Terra sta molto male, questo me l'hanno detto gli scienziati russi, ma in Alaska mi hanno ripetuto la stessa cosa, più 5 gradi di aumento delle temperature, sentendo le parole del dottor John Walsh, diciamo nel top team di scienziati che ha, diciamo, fatto avere il premio Nobel, diciamo uno dei più grandi uomini, diciamo, americani. E la corrispondenza l'abbiamo anche dagli italiani, l'abbiamo dagli italiani nella base appunto del CNR, alle isole Svalbard, laddove si analizza i campioni dell'aria nella troposfera, ed è venuto fuori appunto che c'è un maggiore, elevatissimo tasso di inquinamento dovuto anche ai PCB, policlorobifenili, presenti nell'aria, che derivano dalle bombolette di DDT e quant'altro. E pensa che gli orsi polari sono stati trovati ermafroditi, doppio sesso per gli orsi polari alle isole Svalbard, addirittura. E questa è la situazione. Ed è
ecco il nostro giacco. Posto, ragazzi? Come sono andati i primi? Abbiamo avuto bene? Piaciuto? Ottimamente, direi. Perfetto. Sì. Allora, qui abbiamo la regina. Di chi è? È mia. Regina del Beato. Qui abbiamo la pluma iberica. Fatto da intenditori. È vero? Bella. Insomma, Giacomo, tu sei uno specializzato sulla griglia, no? Sì, qui ci quando... si impegna, dai. Cerca di dare. Ma avete anche tagli particolari, insomma, se uno vuole assaggiare un piatto un po' diverso, una carne un po' diversa, tu sai consigliare, soprattutto sai trovarlo, perché non è mica semplice. Certo, noi si cerca di lavorare, come dico sempre, sia con i tagli nazionali, ma anche con i tagli un po' internazionali, per avere proprio la possibilità di poter degustare un po' tutte le cose un pochino più buone che si può trovare a giro per il mondo. E noi, insomma, ci si impegna per poter riuscire in questo. Guarda, Luca, io lo conosco molto bene. Qui, sulla carne, cadiamo in piedi, perché è un maestro della griglia. Essere maestro della griglia, insomma, non è facile, eh? Senti, ma tra tutte le tue interviste, ragazzi, siamo a tavola, non dovrei nemmeno dire, però tu hai intervistato l'ultimo cannibale, giusto? Qualcosa del genere, anche un'intervista abbastanza recente. Eh sì, 4 mesi fa. 4 mesi fa, hai intervistato l'ultimo cannibale, dove vive? Dai sempre una geolocalizzazione per la mia zia e per la mia nonna, soprattutto. Un fotografo bravo, ma dove sono questi posti? Torniamo sempre in Irian Jayan. Sì? Quindi siamo al nord dell'Australia e ad est dell'Indonesia. Questo incontro è stato particolare, difficile, voluto, chiesto, richiesto, perché ormai i cannibali non esistono più, non ci sono più. Questo è l'ultimo cannibale perché nella tribù degli Iali, che sono guerrieri cannibali, sono rimasti praticamente, sono andati perduti, perché semplicemente il progresso ha toccato anche loro. Dove vivi? In una capanna, solo e isolato da qualunque altro essere individuo, ha 85 anni, vive accanto al fuoco, cammina, si sposta, non di tanto. È stato il più efferato, il più feroce, il più sanguinario dei cannibali, non racconto per rispetto a te che sei a tavola e sta mangiando con me, e per rispetto dei nostri telespettatori, quello che ha combinato, che ha fatto. Io so che il traduttore mentre parlava era disgustato. Lo scoop qual è? Qual è? Che è diventato vegano. Mangia una patata al giorno, una banana e un bicchiere d'acqua. Questo è il segreto della sua longevità. Sono tutti morti, è l'unico che è rimasto in vita. Dopo aver ascoltato i suoi racconti, gli ho chiesto: ma tu sei pentito? Elia, non dico il cognome per di ciò che fa, perché devi sapere che si sono convertiti grazie ai missionari che sono arrivati lì per convincerli appunto a non mangiare più gli uomini. E cosa hanno fatto loro? Hanno ucciso i missionari e se li sono mangiati. Sono tornati altri missionari armati, hanno capito il linguaggio, non se li sono mangiati, però hanno continuato a mangiare gli uomini delle altre tribù per altri 10 anni, poi hanno capito che era sbagliato. Alla mia domanda mi ha risposto, sì, dice, sono pentito, so di aver fatto un atto sbagliato, del resto i missionari così mi hanno fatto capire, e ho ucciso tanti capifamiglia, ho sterminato famiglie intere e mi sono pentito di ciò che ho fatto. E io l'ho salutato dicendogli questo, mi sono permesso di dire questo. Ho detto, per il tuo perdono, che Dio possa benedirti. Questa è stata la frase più bella che io abbia mai detto in un viaggio. Arriviamo anche a questo argomento che voleva essere anche un po' un punto dell'intervista, il tuo rapporto con Dio e con la religione, che sicuramente è una di quelle forze che ti dà durante il viaggio. Io Dio lo metto ovunque, ma perché proprio credo in Dio, profondamente credo in Dio, cioè io lo vedo Dio nelle mie azioni quotidiane, io vedo le cose come le mie giornate si evolvono, come si combinano certi incontri, certe spedizioni, non c'è verso che non ci sia la mano divina, ma nemmeno se me lo dicesse Dio stesso, dicesse Luca ti stai sbagliando, io non c'entro niente, non ci crederei. La bellezza aiuta a scoprire Dio.
Assolutamente, assolutamente. Assolutamente. Ma vedi, questo l'avere Dio vicino mi aiuta anche un'altra cosa. In tanti mi chiedono, mi dicono, Luca, hai 53 anni, no? Cioè, non hai un capello bianco. E dico, sai perché? Al di là che non appunto bevo superalcolici o eccessi di vino, un bicchiere di, rosso, di vino rosso al giorno e a pasta e cena fa comunque bene, dicono i medici. Non fumo sigarette, non bevo caffè, non sono mai drogato. Però uno dei miei segreti è non arrabbiarmi mai. Io non mi arrabbio mai, non maledico mai nessuno, accidenti a quello, speriamo che muoia, quello mi fa, vedi la gente con i nervi, con le vene tirate, io pasticche, non mi comprendo niente, perché sono in pace, in grazia di Dio e sereno, capito, con me stesso e anche con gli altri, e questo rapporto di armonia che c'è appunto, che mi lega con Dio e di conseguenza mi porta anche a rispettare il prossimo e la terra, che come te e come tutti calpestiamo ogni giorno e che non rispettiamo affatto. Non dico di lodarla, di amarla, di bramarla, di rispettarla. Ecco. Io vi propongo un dolcino fatto da noi, sì? Il cheesecake. Cheesecake? Sì, è molto molto buono. Tu sei anche uno che nella tua carriera porta un po' questo messaggio, soprattutto ai più giovani. Io sono figlio degli anni Ottanta, ho vissuto il boom economico, ho vissuto quella fase dove al massimo ci potevano insegnare di non gettare la carta fuori dal finestrino. Adesso le cose sono un po' cambiate, i giovani recepiscono in maniera diversa? Certo, assolutamente sì, assolutamente sì. Io diciamo ho la fortuna di essere stato scelto come ambasciatore di un progetto super green che si chiama Salviamo il Pianeta, è un'associazione no profit. E quello che io cerco di fare è proprio di educare i giovani, nei quali credo molto, proprio al rispetto e alla salvaguardia del nostro ambiente, del nostro pianeta. E come lo faccio? Lo faccio facendo tanti incontri a tutti i livelli. Parto dalle scuole elementari, sono stato a Piuvica per esempio, con dei bambini simpaticissimi, attentissimi, attivissimi, fino ad arrivare alle università più importanti, prestigiose. Ho ottenuto 2 lectio magistralis alla Bocconi di Milano, ma anche alla Concordia University di Montreal. E poi anche ai bambini, mi piace rivolgermi a coloro che non hanno magari la possibilità di essere a scuola, magari per una malattia. E recentemente ho avuto un incontro proprio con i ragazzi, con i piccoli ospiti dell'ospedale Meyer. E mi ha dato veramente una carica, io l'ho data a loro, ma loro l'hanno data a me, straordinaria. Perché, capito, a piccoli passi, catturandoli, diciamo, con gli argomenti che a loro piacciono di più, di cosa li parlo? È chiaro che non gli parlo di filologia applicata, certo, e della scomposizione dell'atomo, parlo degli animali. Del rispetto e della conoscenza, della condivisione, diciamo, del nostro spazio con gli animali, questo rapporto meraviglioso. E parlo di montagne, di mari, di laghi, di fiumi, avendo, diciamo, attraversato praticamente ogni fascia geografica del nostro pianeta, qualunque argomento va bene, quindi che parli di deserti o che parli di steppe, gli ci metto l'animale dentro, tanto più o meno in ogni luogo del mondo un animaletto ci sta, insomma. E questa è una formula che funziona bene, perché la fotografia è il linguaggio più universale che esista, certo. E quindi lo capiscono, lo comprendono tutti. Devi sintonizzarti appunto sulla frequenza di chi hai di fronte, ma non è nemmeno troppo difficile, le argomentazioni sono tante e ecco, in questa maniera riesco proprio a trasmettere il mio messaggio e vedo che lo fanno proprio, questo è ancora più bello. Sarei qui ad ascoltarti per ore e ore. Come immagino i bambini quando nelle tue lezioni, nei tuoi incontri, fai vedere i fantastici video che fai. Che io credo che ce ne siano almeno 2/3 che
sui social, perché poi Luca Bracali è molto social, si è dovuto anche reinventare sotto questo punto di vista. Ecco, ce n'è uno in particolare che è quello quando hai ricevuto il bacio del lupo, quando i lupi ti hanno accolto quasi come se fossi uno del branco, e poi un altro. Però prima commentiamo questo, quello lì è fantastico. L'abbiamo già commentato in una vecchia trasmissione di TVL, però tutte le volte che lo vedo è un'emozione. Praticamente si chiama Wolf's Kiss, il bacio del lupo. Come avviene? Avviene diciamo in un polar park, in un centro di accoglienza di animali per la vita artica, una specie di zoo. Una specie di zoo, ma non un vero e proprio zoo. E chiaro, gli animali sono appunto recinzioni ampie. E diciamo il bello è dimostrare che con un processo di socializzazione gli animali e gli uomini possono essere veramente amici, anche animali come lupi che diciamo sono abituati a socializzare fra di loro, a stare in branco e non certo insomma, andare a certo. passeggio con gli uomini, ma con l'uomo condividono molto, proprio perché vivono in branco e perché hanno una vita sociale molto simile alla nostra. E innanzitutto negli ultimi 200 anni in Italia non c'è stato nessun attacco mortale da parte di un lupo verso un uomo, quindi scagioniamo anche l'idea che i lupi sono cattivi, mangiano e uccidono. Nel caso mio, ho visitato questi lupi quando avevano 6 mesi, poi sono tornati a trovarli quando avevano 9 mesi, parliamo quindi di Bardu, nel nord della Norvegia, e loro mi hanno usato, mi hanno riconosciuto, mi hanno accolto, e cosa fanno? Ti baciano slinguazzandoti ovunque. Il segreto che ti insegnano i biologi prima di entrare è di tenere le labbra chiuse, altrimenti il lupo ti pianta tutta la lingua per lunghezza fino a toccarti l'ugola. Capisci? Ho cominciato con il lupo. Che però ha una grande saliva, senza batteri, non ha l'alitosi, quindi non prenderesi, è che ti fa un attimino di certo. effetto, ecco. C'è chi l'ha fatto comunque, io ho preferito diciamo tenere le labbra chiuse, ma comunque mi è arrivato ovunque, anche insomma nei denti, perché alla fine insomma mica... Ma ti fai arrivare fino all'ugola questo cischio. Proviamo? Okay. Dici che funzioni? Buono, sì. Ti ho chiesto di portare delle cose, ok? Ce l'hai qua. Io ti ho chiesto di portare una foto da te da piccolo. Sì. Ce l'hai? Sì. Me la fai vedere? Certo. La foto di me da piccolo, eccola qua. Eccolo qui. Vabbè. È in stile, no? Cioè, non mi devo aspettare una foto diversa. Cioè, sei con un leoncino. Leoncino allo zoo di Pistoia, a 1 chilometro da casa mia. Questo cosa testimonia? Cosa testimonia? Che l'amore per gli animali che già era nel mio DNA fin dall'età di 6 anni. Questo ci può stare, ecco. Sì. Ma devo constatare. Ah, volevi appurare. La foto la mettiamo qua. Ecco, questo giovane Luca avrebbe mai immaginato un giorno di diventare quello che è diventato? Ma nella maniera più assoluta, ma nemmeno no. Ma assolutamente avrei mai pensato una cosa del genere, e continuo a stupirmi. Cioè io cerco proprio di non guardare indietro nemmeno dove sono in questo momento, proprio perché talvolta cioè, non credo a me stesso. Infatti dico, ma perché tutto questo? Questo bambino non se lo sarebbe mai immaginato un giorno di nuotare assieme alle squale balena, per esempio. Che è una cosa che io quando ho visto il video ho fatto no, ma questo non è lui. Non è lui, invece poi effettivamente sono andato in Madagascar apposta. In Madagascar apposta perché lo squalo balena è appunto questo grande diciamo pesce o cetaceo della terra, ed è straordinariamente buono, al contrario dello squalo bianco, dello squalo tigre che sono aggressivissimi. Lo squalo balena è un pesciolone dolce, se vogliamo, però ti fa effetto perché quando vai, siccome solitamente si va in snorkeling, non in diving, quindi vai giù e lui si mette praticamente, ci nuoti assieme, poi lui si inabissa, si mette verticale e mangia, no? Plankton, quindi apre la bocca così per filtrare il plankton, e tu gli sei praticamente in verticale sopra a riprendere, quando apre la bocca, ecco, sai che non ti mangerà mai, che non sarà mai Pinocchio, nonostante abbia il naso lungo, non succederà mai, però
è per lì, comunque un attimo ci pensi, no? Proprio di dire, la paura è un limite che tu hai sorpassato, anche perché mi pare di capire che dietro ogni tuo scatto ci deve essere anche un po' di rischio, ma questo è più per te che per la riuscita della fotografia. Magari all'inizio hai iniziato a fotografare girasoli e tramonti, perché all'inizio tutti i fotografi lo hanno fatto, però adesso ci devi trovare un po' di rischio, ci devi avere un po' di adrenalina dietro, no? Perché altrimenti lo squalobalena non lo vai a fotografare. È vero, sì, è vero, perché diciamo ti serve, allora, fotograficamente, perché comunque più ti esponi, più rischi, più vai avanti e più porti una storia vera, consumata, forte, eccetera. E poi per me, perché comunque serve proprio anche per svegliarmi, cioè sentire l'adrenalina dentro, l'emozione, la paura, il vibrare, ecco, mi attiva i pochi neuroni diciamo, che mi sono rimasti, e fa sì che anche la mia originalità, no? Perché oggi per essere creativi bisogna essere originali, cioè il mestiere del fotografo, come ha detto il buon Sean, come ha detto il grande Salgado, e ormai la fotografia è morta, e io la penso come loro. È che il mestiere del fotografo di 30, 40, 50 anni fa, chi lo fa più? Oggi tutti siamo fotografi. E con uno smartphone di ultima generazione, ma sai che fai? Un paio di filtri messi. Oh, sì. Mamma mia, è già fatta la fotografia. Diverso è quando tu crei un progetto, persegui uno scopo, ti crei la tua storia e lo fai sfruttando la luce. Io, per esempio, mi reputo un fotografo perché tutt'oggi, nonostante abbia le più moderne tecnologie, le utilizzi tutte, quindi dalle action cam alle flying cam, alle fotocamere, appunto Fujifilm mirrorless di ultimissima generazione, pensa che io scatto come 30 anni fa, tutto in manuale. Non la messa a fuoco, ma tempi, diaframmi ed ISO, tutti manuali. La foto la decido io, perché fotografare significa disegnare con la luce, ecco, e quindi se permetti, come il pittore si sceglie il pennello, eccetera, io mi scelgo il resto, esattamente. Senti, chiedo sempre ai nostri ospiti di portare un oggetto significativo per la propria carriera, ma per la propria vita. Tu cosa ci hai portato e che storia c'è dietro? Non ne ho portati uno, gli oggetti mi sono permesso di portarne due, e sperando che fare, appunto, certo. Tu mi consenta questo, certo. Perché a due sono attaccato, quindi come due figlie, le mie due figlie mi dicessi chiami di più Sara o Sofia, cioè ti direi impossibile. Entrambe uguali, quindi se vuoi l'amore è uguale per l'una che per l'altra. E per gli oggetti, quindi, in questo caso, guarda cosa ti ho portato. Questo cos'è? Ed è legalissimo, c'è anche il... è legalissimo. È legalissimo. E cos'è? Dimmi un po'. Non mi dire che non è originale questo. No, ti direi così, a vederlo così, sembra una zanna di qualcosa. Di? Bravo. Un elefante. No. Cresci ancora? Cresco, dell'elefante. C'è qualcosa di più grande l'elefante. C'era. Un mammut. Ma scherzi? Cioè io ho in mano una zanna di un mammut? Sì. Sono quasi emozionato, come se fosse uno squalobalena. È una zanna di mammut. Cioè, come hai fatto ad averla? L'ho comprata. L'ho comprata dove? In Alaska. In Alaska. E vuoi sapere la storia che c'è dietro? Ma certo. Allora, i mammut, pensa, che abitavano l'Alaska tanti anni fa. Si sono estinti circa 5600 anni fa. A causa di cosa? E stiamo parlando dell'isola di St. Paul vicino alle Eutine. A causa dell'innalzamento dei mari, che ha fatto sì, appunto, di isolare e privare i mammut delle sorgenti di acqua dolce, come laghi e fiumi. Praticamente i mammut si sono estinti perché sono morti di sete. No. Questa sì, è la seconda delle ultimi studi e ricerche. Quindi per me è un cimelio molto molto caro. Ma perché l'ho voluto portare? Sai perché? Perché ricordo che tanti anni fa il mio vicino di casa mi raccontò una storia scritta da un suo conoscente, un certo Tiziano, ora mi sfugge il cognome, che raccontò il passaggio di Annibale verso Pistoia, gli Appennini. Sì. Ecco, questa storia mi ha sempre affascinato. Parlavano di mammut, invece dovevano essere elefanti più che mammut. Si parla di circa il 218 avanti Cristo. I mammut sono estinti in Alaska nel 5600 anni fa. Quindi ecco, questa correlazione mi è piaciuta.
e i mammut estinti in Alaska e il passaggio di Annibale verso Pistoia. E quindi ho pensato fosse giusto riportarti questa... Ti sei trovato un anello di congiunzione. È bello. Bello questo cimelio. Allora sono curioso di vedere il secondo. Ed ecco il secondo. E cos'è questo, caro Simone? Potrei azzardare, però voglio che tu lo dica a te. Io invece voglio che tu azzardi, mi permetto, vediamo se riesci a indovinare. La mia guittaggine mi farebbe dire un portacandele per candele molto grosse, però mi sembrano di quelle cose che viene messo al collo. Ah. Ok. Confermato. Dove l'hai trovato? Questo viene niente meno che da Loika, un villaggetto ancora più sperduto all'interno della Birmania. E questo è praticamente la spirale, non sono anelli ma una spirale in ottone che indossano le donne di etnia Padaung, ok? O Kayan, a noi conosciute meglio come donne giraffa. Sì. Perché l'ho portato? Perché queste donne, queste signore straordinarie, sono prigioniere della loro bellezza. Questo è il monile che intrappola la loro bellezza, questo. Pesa dai 5 ai 12 kg, viene messo già dall'età di 5 anni e via via continua. A queste donne praticamente non è il collo si allunga perché perde la muscolatura, ma più che allungarsi il collo si abbassano le scapole e quindi sono veramente prigionieri della loro bellezza. Se dovessero un giorno togliersi, diciamo, il collare, praticamente il collo privo di muscoli cadrebbe. E questa storia appunto affascinante mi ha catturato molto perché ho letto nei loro occhi, oramai sono ridotte a 200-300, forse 400, quelle vere ti parlo, perché poi ci sono quelle da turisti e si trovano un po' ovunque, ma quelle vere reali, ho fotografato anche una bambina di 5 anni, ho letto un velo di tristezza nei loro occhi. Luca, per concludere il nostro incontro, ti ringrazio della tua disponibilità e di averti captato in zona. Tra un viaggio e l'altro. Tra un viaggio e l'altro. Faccio la domanda di chiusura. Se non fossi stato Luca Bracali, chi saresti stato? Chi sarei stato se non fossi stato me stesso? Sai chi? Sì. Donald Trump. Addirittura? Sì. Come mai? Ah già, infatti serve la spiegazione. Vorrei essere... Sei un po' all'opposto di te. Esattamente. Vorrei essere Donald Trump con i suoi soldi, con il suo potere politico, ma una piccola variante, con il cuore e la coscienza di Luca Bracali. Solo così potrei avere la presunzione di poter salvare il nostro amato mondo. E con questo io ti ringrazio Luca perché ci hai lasciato una testimonianza, come sempre, come fai tutte le volte che passi da Pistoia, ci fa piacere che ti porti la nostra città nel cuore e ci fa piacere che tu possa essere un ambasciatore del pianeta all'interno del pianeta stesso. Grazie mille Luca, ci prendiamo un caffè? No, Simone, e questo no perché come ho detto prima in 53 anni non ho mai bevuto un caffè in vita mia, quindi non potrei rompere questo patto con me stesso. Non sarà oggi. Facciamo rompere questa promessa. Io però lo prendo. Grazie mille a Giacomino che ci ha ospitato e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ti passo a prendere. And I'm feeling good. Fish in the sea.